Biodiversità, tipicità ed agropirateria. Questo è il titolo del convegno organizzato dal Corpo Forestale di Napoli e Coldiretti. Controlli a tutela del Made in Italy e del consumatore e lotta alle frodi al centro del dibattito. È forte il lavoro fatto dal Corpo Forestale di Napoli. Sì, l'agropirateria consiste nella tutela della biodiversità e che arriva poi fino alla tutela dei marchi di qualità, dei prodotti italiani. E la difesa del marchio di qualità significa anche la difesa del produttore serio di prodotti di qualità, ma anche la difesa del consumatore. Nell'ambito del 2009 abbiamo registrato un incremento notevole nel nostro impegno in questo settore di forte tutela evidentemente del cosiddetto Made in Italy alimentari. I falsi dei prodotti tipici nel campo dei prodotti tipici e dei prodotti alimentari in senso generale sta evidentemente aumentando ed è a cuore ed è molto sentito da parte della cittadinanza tutta, per cui il Corpo Forestale dello Stato ha incrementato il suo settore di attività anche in base a delle direttive politiche che sono prevenute da parte del nostro Ministro. Quindi registriamo un forte incremento sia in termini di controllo, di persone denunciate, percentualmente anche significativi e rilevanti. Comandante Fuschetti, l'operato del Corpo Forestale alla lotta all'agropirateria è importante? Assolutamente, è uno dei nostri principali obiettivi in questo momento, anche perché sta crescendo sempre di più da parte dell'opinione pubblica la richiesta di essere tutelati sia per quanto riguarda la qualità del prodotto che viene messo nel circuito alimentare, ma principalmente per evitare che ci siano anche delle frodi di tipo alimentare che possono, diciamo, come dire, inquinare sia il mercato e sia, diciamo, produrre danni al consumatore. Anche la Regione Campania lotta all'agropirateria. Sì, è un impegno che non è certamente di oggi, è un impegno che da tempo in modo particolare sta portando l'azione di governo regionale, in particolare gli assessori all'agricoltura che si sono succeduti negli ultimi anni, Cozzolino, l'assessore Nappi. Voglio ricordare che proprio per coordinare meglio questa azione è stato istituito un tavolo tecnico regionale presieduto dall'assessore all'agricoltura insieme di concerto con l'assessore alla sanità, proprio per definire tutte le strategie a sistema che consentono di rendere più efficace e più coordinata l'azione, ovviamente, che autonomi soggetti ed in particolare il Corpo Forestale dello Stato, l'Ispettorato Repressione Frodi, portano avanti nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali. Vogliamo accendere un riflettore su questo fenomeno, che è un fenomeno preoccupante. Nell'ultimo anno è aumentato di 142% il sequestro dei beni agroalimentari da parte delle forze dell'ordine, ma quello che è più grave è che il business ormai a livello mondiale è di circa 52 miliardi di dollari. Allora, di fronte a questo, con un export italiano di circa 20 miliardi di euro, non si può assolutamente tenere bassa la guardia e quindi su questo attrezzarci sia a livello nazionale che a livello regionale. L'agropirateria è un tema importantissimo. Sì, un tema importantissimo che va affrontato con gli strumenti giusti. Proporremo oggi qui a questo importantissimo convegno della Coldiretti del Corpo Forestale un tavolo di concertazione tra gli organismi di controllo e i produttori. È l'unico modo per poter vincere questa battaglia importante che gira intorno ai 50 miliardi di euro. Quindi noi dobbiamo, per far crescere il fatturato del nostro settore qui in Campania, è importante una forte azione di repressione ma soprattutto di controllo per i nostri prodotti che spesso e volentieri vengono contraffatti. Dobbiamo dire che il 2010 è l'anno della biodiversità internazionale, proclamata dall'ONU nel 2002. Perché dico questo? Perché tutelare un marchio oggi ha un ruolo maggiore. Noi dobbiamo conoscere questo marchio, che cosa sta difendendo. E la prima difesa è la materia prima. La biodiversità significa questo. La biodiversità significa avere un numero variabile geneticamente, morfologicamente, di specie vegetali e di animali che poi danno, mediante le mani abili di lavoratori, il prodotto. Perché dobbiamo tutelare i marchi? Perché oggi il marchio identifica qualcosa, identifica il territorio, la lavorazione. Le persone che ogni giorno si alzano la mattina presto e cercano di produrre qualcosa che poi il consumatore decide e
compra pagando quel qualcosa in più, e su qualcosa in più ci dobbiamo riflettere. Io faccio sempre un esempio: se non esce l'etichettatura nei prodotti lattiero-caseari sulla tracciabilità della materia prima, noi avremo un fior di latte con la stessa denominazione a 3 euro mediante lavorazioni non conosciute, mentre un fior di latte oggi non si può produrre a meno di 5 euro.